Noi stiamo lavorando ormai per la verità da anni e da mesi. Gli ultimi mesi sono stati mesi intensi, tutti sapete, siamo stati chiamati prima ai congressi provinciali, Agrigento ha fatto il suo, abbiamo avuto e dato un risultato importantissimo, abbiamo fatto il congresso nazionale, questo partito è un partito in crescita, bene si presenta nella Casa dei Moderati, ci riteniamo dei moderati. Oggi ad Agrigento l'appuntamento è importante, per quale motivo? Perché si insedia e si legittima il comitato provinciale che era stato designato. Da qui parte poi quella che è la ramificazione del partito in tutti i comuni della provincia, con gli assetti che dovrà avere, con i coordinamenti, con i dipartimenti, eccetera. È ovvio che in tutto questo gli appuntamenti elettorali non mancano mai e abbiamo il prossimo appuntamento maggio e giugno per le amministrative e per le europee. Anche per questi appuntamenti ovviamente stiamo lavorando. Stiamo lavorando in sinergia intanto col territorio, con i nostri elettori. Io e l'onorevole Gallo non siamo che altro che i portavoci di quello che gli elettori ci hanno chiesto di fare. Tutto questo lavoro, che è stato tantissimo, è stato un lavoro meticoloso, un lavoro di radicamento, non è frutto solo del nostro impegno, ma ovviamente è frutto dell'impegno di tutti i nostri sostenitori, dei nostri elettori, degli amici che ci stanno diciamo, sostenendo. Lavoriamo in team, abbiamo fatto una squadra e questa squadra è quello che oggi si presenta alla provincia di Agrigento per poter continuare su questa scia. Forza Italia sta avendo una controtendenza e c'è tutto un popolo di moderati e di persone che stanno avvicinando a Forza Italia, persone che non facevano più politica e si ritrovano su Forza Italia, sulla guida degli italiani e sulla scia del nostro leader, il presidente Berlusconi. Oggi ci sarà l'insediamento del partito e poi faremo tutti gli organi di tutta la provincia del partito, dando a ognuno dei paesi la responsabilità di dirigere il nostro partito e andare avanti. Unito il centro-destra vince e come voi sapete tante persone del centrodestra, essendo unite, non andiamo in maniera divisa, possiamo vincere perché il vento è totalmente di centrodestra e stiamo lavorando bene con la guida del presidente Schifani e della Meloni nel campo nazionale.